video. Video in cui per la prima volta andremo a fare un fluffy slime. Incominciamo subito. Gli ingredienti sono facili da reperire. Allora, il primo ingrediente che dovremo utilizzare sarà la nostra colla vinilica. Io ho preso questa qua della Giotto da un chilo, l'ho pagata 6 euro circa. Poi un altro ingrediente che non è proprio fondamentale è la colla trasparente, che renderà il nostro slime più elastico. Poi un altro ingrediente molto importante è appunto il bicarbonato di sodio, che utilizzeremo soltanto un pizzico. Sarà importantissima la nostra schiuma da barba, che renderà il nostro slime molto fluffy, molto morbido. Naturalmente ci servirà anche l'acido borico. Naturalmente questa è la bustina di acido borico, che è venduta in polvere in farmacia, è abbastanza semplice da reperire, costa dai 60 ai 90 centesimi a bustina. Naturalmente noi non utilizzeremo la polvere, dovremo andare a scaldare dell'acqua, quando bolle aggiungiamo un po' di acido borico in polvere, andiamo a shakerare, quindi a mischiare il tutto, e lasciamo che si raffreddi per almeno 3 ore, e poi potremo fare appunto questo slime. Naturalmente l'acido borico non è, è importantissimo, ma ci sono anche delle alternative, come ad esempio il Ditsan oppure anche il liquido per lentine. Già solo con una bustina di acido borico potremo andare a fare dell'acido borico diluito in acqua di 1,5 litri, e ne utilizzeremo soltanto una minima parte, quindi soltanto una bottiglietta d'acqua da 0,5 litri come questa ci andrà appunto a fare veramente tantissimi slime. Infine ci servirà naturalmente una ciotola e anche un cucchiaio per mischiare il tutto. Allora, arrivati a questo punto possiamo iniziare con questo tutorial. Come prima cosa dovremo andare a prendere la nostra colla vinilica, che è proprio l'elemento più importante di questa ricetta. Senza la nostra colla vinilica non possiamo fare niente. Andiamo quindi a mettere, io vado a mettere due cucchiai grandi di colla vinilica. Naturalmente poi voi potrete fare le vostre dosi. Una volta messi questi due cucchiai, che viene già un bel slime, otterremo già questo composto, che va abbastanza bene, diciamo che ce n'è abbastanza. Possiamo andare a mettere la nostra colla trasparente, che renderà il nostro slime più elastico. Ne aggiungo naturalmente non tanta come la colla vinilica. Una volta che avremo messo anche la colla trasparente, iniziamo già un po' a mescolare il tutto. Naturalmente andrà a predominare il colore bianco, perché la colla vinilica che abbiamo messo in quantità maggiore è bianca rispetto alla colla trasparente, che non ha appunto nessun colore, come l'acqua, che è appunto trasparente. Una volta che abbiamo mescolato un po', quindi abbiamo ottenuto un composto abbastanza omogeneo, come in questo caso, possiamo andare anche a mettere un po' di bicarbonato di sodio. Ne mettiamo proprio un pizzico senza grumi, e poi possiamo anche andare a ritirarlo. Poi, una volta che avremo messo il nostro bicarbonato, giriamo anche qui molto bene, in maniera tale che si vada un po' a diffondere in tutta la nostra colla. Naturalmente, se non avete la colla trasparente non è un problema, lo slime viene benissimo lo stesso. L'importante è che voi abbiate 3 ingredienti, che sono la colla vinilica, la schiuma da barba, che rende il nostro slime molto morbido, e anche l'acido borico o le alternative che prima vi ho già detto, che sono leggermente più costose. Se un acido borico costa 90 centesimi massimo, il liquido per lentine costerà 3 euro e anche il Ditsan magari qualcosa in più. Io mi trovo bene con l'acido borico, quindi utilizzo questo ingrediente. Una volta appunto che avremo ottenuto il composto omogeneo senza alcun grumo, possiamo andare a mettere la nostra schiuma da barba. Io utilizzo questa Pro Raso, la uso soltanto per il mio slime. Ne dovremo appunto aggiungere abbastanza, un po' più della colla che sarà presente.
quindi vado a metterla. Perfetto, ne ho messa veramente tanta, come possiamo vedere ce n'è molta. Andiamo quindi a ritirare la nostra schiuma da barba per slime. E boom, adesso andiamo a mescolare il tutto veramente molto bene. Cioè qui dovremo ottenere un composto perfetto. Sembrerà appunto che il nostro slime adesso con pochissima colla sarà gigante grazie alla schiuma da barba. Ma non è appunto così, perché mescolando per 2 minuti almeno otterremo un composito naturalmente un po' più grande della colla normale. Ma però la schiuma da barba serve appunto a rendere il nostro slime più morbido e quindi avrà un effetto naturalmente non come quello della stessa colla vinilica, che come vi ho già detto è un elemento fondamentale per ogni slime. Su YouTube ci sono veramente tantissime ricette senza colla, ma quello che otteniamo naturalmente non sarà alle stesse prestazioni dello slime originale. Arrivati poi anche a questo punto, potremo appunto andare ad aggiungere, se vogliamo, dei coloranti alimentari, dei colori acrilici. Io ne ho in casa, quindi vado ad ottenere uno slime bianco, ma se volete potrete andare ad aggiungere qualsiasi tipo di colorante e anche di qualsiasi colore. Adesso infatti è il momento giusto, proprio perché adesso dovremo andare ad addensare tutto questo, che è già un composito veramente molto omogeneo, non c'è alcun grumo. Andremo ad aggiungere pian piano l'acido borico, andremo ad aggiungere sempre pian piano il liquido per lentine e il Ditsan. Vi consiglio di metterne veramente pochissimo alla volta. Ad esempio dovremo andare subito a metterne una o due gocce. Poi andiamo a mischiare e il nostro composto incomincerà già ad addensarsi veramente tantissimo. Vi consiglio di metterne poco alla volta, ci impiegherete qualche minuto in più, però il risultato finale sarà sicuramente migliore. Proprio perché se ne mettete tanto otterrete uno slime che non è bellissimo, con molti grumi, non è poi elastico. Ad esempio con pochissimo acido borico è già un composto elastico, però naturalmente non è ancora utilizzabile, proprio perché appena lo mettiamo in mano appunto si appiccicherà tutto. Quindi ne mettiamo ancora qualche goccetta. Sempre pian piano, anche il Ditsan, anche il liquido per lentine, pian piano alla volta. Sono tutte delle sostanze che contengono delle particolari molecole, dei particolari atomi che agiscono sul nostro slime, sulla nostra colla, andandolo appunto ad addensare sempre di più. Più ne aggiungiamo, più otterremo un composito sempre più compatto. Come possiamo vedere adesso non è ancora pronto, non si stacca ancora dal nostro vassoio, e quindi continuiamo ad aggiungerne veramente pochissimo alla volta, 2 gocce alla volta massimo. Veramente dovremo avere pazienza, uno slime fatto bene si realizza in 10 minuti, un quarto d'ora. Come possiamo vedere incomincia già a staccarsi dalla ciotola, vado ad aggiungere ancora una piccola goccia e poi lo andremo a staccare, andremo a lavorarlo sul nostro piano da lavoro. Si è infatti staccato, quando vedete che si stacca, basta, lo stacchiamo, andiamo appunto a lavorarlo sul nostro piano di lavoro. Naturalmente si appiccicherà tutto alle nostre mani. Io faccio così, ne aggiungo un po' sul tavolo, un po' sul marmo. Naturalmente se avete voi il legno non fatelo assolutamente, soltanto sul marmo, altrimenti andrete appunto a rovinare il vostro tavolo. Naturalmente anche se avete magari delle superfici plastificate potrete andarlo ad aggiungere. Vi consiglio sempre di fare queste ricette con i vostri genitori se siete abbastanza piccoli.
Vi consiglio anche di andarlo a mettere un po' sulle vostre mani, in maniera tale che questo non si appiccichi per niente. Se lo mettete sulle mani non si appiccicherà. E in maniera tale che se lo mettete sulle mani comincerà appunto il nostro slime a prendere la sua forma. Vado a togliere la ciotola e vado a chiudere anche l'acido borico, che ne abbiamo utilizzato veramente tantissimo. Ci basterà appunto pochissime gocce di acido borico per ottenere questo fantastico risultato. Mi raccomando, una volta che avete ottenuto appunto questo slime, anche se è leggermente ancora bagnato, leggermente appiccicoso, non aggiungete più acido borico, liquido per lenti a contatto, non aggiungete più Dixon, perché dovremmo andarlo a lavorare con le nostre mani. Altrimenti cosa succede? Succede che si formeranno i grumi, si spezzerà, non sarà più elastico. Dovremo appunto avere delle giuste proporzioni. Ad esempio questo slime adesso non si appiccica più affatto alle mie mani, quindi ha raggiunto una consistenza che è veramente ideale per tutti i nostri slime. Come possiamo vedere, questo è uno slime bianco, ma se avete utilizzato un altro un colorante prenderà appunto il colore di quest'ultimo. Vi consiglio sempre di aggiungere pochissimo colorante, vi sembrerà di aggiungerne poco, ma allo stesso tempo all'interno dello slime, all'interno della colla, si andrà a divulgare in maniera veramente molto accesa. Adesso andiamo a vedere se il nostro slime è fluffy facendo dei semplici rumori. Sentite soltanto da questo, qui si capisce appunto tutto. Sentite che roba. Sono tutti suoni ASMR. È veramente fantastico, voi non potete capire che slime abbiamo ottenuto. Io vi consiglio anche di andare a mettere queste proporzioni, perché anche se abbiamo messo poca colla, come possiamo vedere lo slime è anche abbastanza grande, cioè vi sembrerà di mettere poca colla, di mettere poca schiuma da barba, ma nel complesso secondo me questa è la dimensione ideale. Non mettete un chilo di colla, secondo me è inutile, perché almeno potete fare più slime. Sentite, è veramente fantastico per le nostre orecchie, è anche rilassante. Questi suoni ASMR del nostro fluffy slime sono veramente fantastici. Una cosa fondamentale che dovremo andare a mettere il nostro slime all'interno di un barattolo chiuso, in maniera tale che questo mantenga la sua freschezza. Naturalmente quando lo utilizziamo possiamo tenerlo in mano, quando non lo utilizziamo più mettiamolo all'interno di questo barattolo, altrimenti questo seccherà un po', come lo slime della Skifidol, gli slime originali. È veramente una cosa fantastica, è veramente bellissimo come slime, fa anche le bolle. Ci sono anche ricette che non abbiamo testato, almeno io non ho testato, in cui si può unire anche più ingredienti, non so, ad esempio il borotalco, che ha la funzione anche quello di mantenere lo slime elastico, di non farlo attaccare, oppure anche, non so, il bagno schiuma. Sono tutti ingredienti aggiuntivi che potrete mettere all'interno del vostro slime. Diciamo che questi sono gli ingredienti fondamentali. Se non avete questi non potete fare lo slime, a meno che non abbiate questo, che non è fondamentale, serve soltanto per farlo diventare leggermente più elastico. È veramente elasticissimo, è veramente molto morbido, è uno slime
perfetto, se voglio dirlo. È il mio primo slime ed è venuto veramente benissimo. Non avrei mai pensato che venisse così bene. Vi consiglio anche di conservarlo all'interno di un barattolino in maniera tale che mantenga questa freschezza. Anche di notte, mi raccomando, sempre all'interno del barattolo, altrimenti si seccherà subito. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo fare questo slime. Noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo tutorial, perché dobbiamo ricordarci che i tutorial non sono fatti soltanto sull'elettronica e sulla informatica, che è una branca che mi piace tantissimo, ma questi sono anche semplicissimi tutorial che sono veramente molto pratici e che a me piacciono tantissimo. Detto ciò, vi auguro una buona giornata e una buona continuazione su YouTube. Ciao a tutti!